Dunque, si diceva in uno dei video precedenti che le idee hanno conseguenze. È vero che quindi le idee, a volte le ipotesi, anche in campo scientifico, nel campo delle scienze naturali, possono poi avere dei risvolti importantissimi in campo etico e bioetico. Ed è quello che noi oggi vogliamo fare, che noi oggi vogliamo spiegare, utilizzando un articolo scritto in lingua inglese dal vicepresidente del Discovery Institute, il dottor John West, che mi ha concesso l'autorizzazione di fare un video, ovviamente lo terrò in italiano, sulla base di un suo articolo dedicato, traduco letteralmente il titolo dall'inglese, a Le tre grandi idee di Darwin che hanno avuto impatto sull'umanità. Ora, quando John West parla di grandi idee, grandi non intende grandi nel senso di grandiose, nel senso quindi di moralmente ineccepibili. Intende idee di una certa portata, idee che quindi hanno in un certo modo anche rivoluzionato, in senso negativo, il nostro modo di concepire l'essere umano e soprattutto quella che un tempo era la posizione particolare dell'uomo sul nostro pianeta rispetto alle altre specie viventi, quello che un tempo quindi potevamo chiamare ancora l'antropocentrismo morale legato a una creatura comunque fatta a immagine e somiglianza di Dio. L'articolo originale è del 2020. Iniziamo quindi questa esposizione. Le idee hanno conseguenze, dice il dottor West. E la teoria dell'evoluzione è un complesso di idee che ha esercitato notevoli conseguenze sulla società. Queste idee, commenta, sono entrate molto più in profondità nel nostro modo di vivere e di pensare di quanto di primo acchito potremmo ammettere. La tesi centrale del darwinismo è che tutti i viventi si siano evoluti a partire da un precursore ancestrale semplice mediante un processo di selezione naturale, ovviamente un processo di cieca selezione naturale, quindi una selezione naturale non guidata, che agisce, che si svolge questa selezione mediante mutazioni genetiche casuali e ricombinazioni di geni. Quindi abbiamo alcune parole fondamentali: selezione naturale, mutazioni genetiche casuali, fra l'altro, ricombinazione di geni. E questa tesi centrale del darwinismo, secondo West, ha originato almeno tre grandi, nel senso allora di notevoli idee, che hanno avuto conseguenze negative, significative sull'umanità. Partiamo dalla prima idea: gli esseri umani non sono speciali, non sono poi così unici. Darwin stesso riconosce a un certo punto che la sua teoria contribuisce a degradare l'immagine dell'essere umano come essere speciale nel creato, quindi come essere unico, speciale, e scrive nel suo taccuino di appunti che è assurdo parlare di un animale come animale superiore a un altro. Nel darwinismo è assurdo parlare quindi di una superiorità ontologica di una determinata specie vivente sulle altre. Darwin si lamenta del fatto che spesso si parli di quell'evento meraviglioso rappresentato nella storia del nostro pianeta dalla comparsa improvvisa di quell'essere intelligente che è l'uomo. Quindi altro che evento meraviglioso, perché questo, soprattutto considerando come, dice Darwin, la comparsa di insetti con molteplici sensi, cioè con molteplici capacità sensibili, sia stata ben più meravigliosa. Quindi la comparsa di insetti con notevoli capacità sensibili di per sé nel corso della storia delle specie viventi sarebbe stato un fatto ancora più sorprendente della comparsa dell'uomo, quindi dell'essere intelligente. Vi rimando direttamente a Paul Barrett, Darwin's Notebook, 1987. Gli scienziati darwiniani moderni e non solo enfatizzano come gli uomini siano soltanto quindi una specie fra le tante, niente di che, niente di speciale. Vogliamo vedere alcune citazioni per averne la prova? Facciamolo. Il biologo Charles Zucker dice che l'uomo sarebbe nient'altro che una grande mosca. Si lega questo in Maggie Fox, articolo Fly Gene Map May Have Many Uses, Scientists Say. Si tratta di un articolo pubblicato in Reuters il 23 marzo del 2000. Il genetista Glyn Evans afferma che il verme rappresenta un essere umano assai semplice, sempre in Maggie Fox. Ancora,
Un giornalista scientifico, riportato da John West nel suo articolo, ha scritto che non vi è poi molta differenza fra i topi e l'uomo. Patricia Riney, nell'articolo Are you man or mouse? Check your genes, 4 dicembre 2002, sempre in Reuters. Morris Goodman, della Wayne State University, ha sostenuto che gli esseri umani sono soltanto scimpanzé leggermente rimodellati. Proceedings of the National Academy of Sciences, 10 giugno 2003. Scusate se risulterò un po' pesante, però è importante che si abbiano anche riferimenti bibliografici per far vedere come veramente gli scienziati, la comunità scientifica, non dico tutti, ma alcuni scienziati almeno, se non tantissimi, se non la maggior parte, pensino questo. Il giornalista e politico John Derbyshire ha scritto che la concezione connessa alle idee darwiniane contraddice la nozione dell'eccezionalismo umano. Per i biologi moderni, ispirati a Darwin, noi uomini siamo semplicemente un altro ramo dell'albero della natura. L'articolo è What's so scary about evolution? 29 maggio 2008, pubblicata nel Takis Magazine. Il filosofo Peter Singer, che conosciamo per altre affermazioni anche, ha dichiarato che Darwin, cito letteralmente, ha mostrato che siamo semplicemente animali. Gli umani, gli uomini, hanno a lungo immaginato di essere una parte ben distinta della creazione. Hanno immaginato che ci fosse una specie di linea di demarcazione magica fra noi, uomini, e loro, gli animali. La teoria di Darwin ha minato le fondamenta del modo complessivo occidentale di pensare la posizione della nostra specie nell'universo. Si trova in un articolo dedicato a Peter Singer, An Interview, cioè un'intervista a Peter Singer, pubblicata nel The Independent il 7 giugno del 2004. Questa quindi è la prima idea. Gli esseri umani non sono nulla di speciale tra le specie viventi. La seconda idea è quella secondo la quale la natura è il prodotto di un processo non guidato, unguided process, quindi letteralmente un processo non guidato vuol dire cieco, casuale. Darwin rimarca come la selezione naturale rappresenti un processo non intelligente, cioè un processo cieco rispetto al futuro, e dice: non sembra esserci più progettazione, quindi più design, nella variabilità degli esseri organici e nell'azione della selezione naturale che nella direzione in cui soffia il vento. La selezione naturale non può selezionare nuovi aspetti in modo intelligente in vista di un fine. Certo, perché è cieca. La selezione naturale non agisce in vista di un fine, non ha nessun progetto. E appunto, l'abbiamo detto, non è guidata, è cieca, è casuale. Soltanto favorisce quei tratti, quegli aspetti che in quel preciso momento risultano essere più utili alla sopravvivenza, quindi più vantaggiosi nella lotta fra le varie specie. L'evoluzione quindi è guidata dalla selezione naturale nella forma di un processo non pianificato né guidato. Questo è un punto importante. Proprietà biologiche come l'occhio dei vertebrati, le ali delle farfalle, il sistema di coagulazione del sangue, eccetera, non sono il risultato di uno sviluppo legato a un fine da raggiungere, che non c'è, ma sono invece sottoprodotti non preventivati dell'interazione fra il caso e la necessità, dove il caso è dato dalle mutazioni casuali, la necessità dalla selezione naturale. Per citare George Simpson, paleontologo di Harvard, che nel 1967 pubblicò un volume intitolato The Meaning of Evolution, cioè il significato dell'evoluzione, l'uomo è il risultato di un processo naturale e senza scopo, un processo che non lo aveva in mente, cioè un processo che non aveva in mente l'uomo. Nella concezione darwiniana, l'essere umano allora è un mero accidente nella storia naturale. Non è il prodotto di un benevolo creatore, è un accidente, un prodotto casuale, che c'è, ma ci sarebbe benissimo potuto non essere. C'è perché il caso, adesso non posso dire il caso l'ha voluto, perché il caso è caso, non può volere, non può avere un fine. C'è perché il caso in un certo modo ha fatto sì che esistesse casualmente. Capite che ci stiamo veramente addentrando in un labirinto di contraddizioni su contraddizioni. Terza idea. Il motore del progresso è l'estinzione di massa. Quindi questa è la terza grande idea di Darwin.
anziché affermare che le proprietà più notevoli degli esseri umani e degli altri viventi siano la manifestazione di un disegno intelligente, pensiamo all'intelligenza che possiamo vedere nel DNA, nel fatto che in ogni singola cellula vivente ci sia uno straordinario sistema di stoccaggio di informazioni. Anziché vedere un progetto intelligente, un disegno in tutto questo, ecco che Darwin presenta invece, Darwin non conosceva il DNA, chiaro, perché siamo negli anni 50 del Novecento, però quello che noi diciamo a proposito del DNA, lui lo diceva a proposito di tutte le comunque meravigliose scoperte che si facevano nel corso dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, ma anche prima, nel campo biologico. Darwin presenta quindi la morte e la distruzione come le nostre fattrici ultime. Quindi non un disegno alla base dell'esistenza dell'uomo e delle varie specie viventi anche, bensì la morte di massa e l'estinzione, la distruzione. Alla fine del suo On the Origin of Species, l'origine delle specie, Darwin scrive: dalla guerra della natura, dalla carestia e dalla morte, direttamente deriva il più alto risultato che si possa concepire, cioè la produzione degli animali superiori, dove superiori non ha una valenza ontologica, perché per Darwin non c'è un animale ontologicamente superiore a un altro. Da più di 150 anni queste tre idee che abbiamo detto, quindi l'uomo non è un essere speciale fra le specie viventi, prima idea. Seconda idea, le specie viventi, anche quella umana, sono il risultato di un processo cieco, non guidato. E terza idea, il motore del progresso, dell'evoluzione e l'estinzione di massa. Da 150 anni, quindi, queste idee darwiniane sono attive e hanno plasmato in maniera graduale, non in maniera immediata, in maniera graduale, tutti i principi e le azioni in ogni sfera della vita: medicina, ambiente, ambientalismo, ecologismo, la giustizia criminale, l'etica, la religione. Se è vero che le idee hanno conseguenze, quindi, a questo punto John West si chiede nel suo articolo: quali sono le conseguenze che queste tre idee hanno esercitato? Cominciamo dalla prima conseguenza, il razzismo darwiniano. Allora, di per sé, dobbiamo ricordare che Darwin si oppose alla schiavitù, era contrario alla schiavitù, quindi sarebbe assolutamente sbagliato definire Darwin come un razzista o addirittura il primo razzista della storia. Darwin si opponeva alla schiavitù, questo lo dobbiamo riconoscere, in una società che invece faceva della tratta degli schiavi un fenomeno, in certi casi, pensiamo al colonialismo, un fenomeno ordinario e anche abbastanza tollerato. Da questo punto di vista, quindi, concediamo l'onore delle armi, Darwin è ben più rispettabile di molte altre figure da questo punto di vista. Eppure è anche vero che la sua teoria ha esercitato un'influenza potentissima sullo sviluppo del razzismo scientifico. Stephen Jay Gould ha scritto in Ontogeny and Phylogeny, 1977, gli argomenti per il razzismo potranno essere stati comuni anche prima del 1859, che è l'anno di pubblicazione del On the Origin of Species di Darwin, ma crebbero di parecchi ordini di grandezza a seguito dell'accettazione della teoria evoluzionistica. Quindi, ci sta dicendo Stephen Jay Gould, è vero che anche prima di Darwin e della sua opera si parlava di schiavi, si ammettevano gli schiavi, c'era la tratta degli schiavi, lo sappiamo. Fu il cristianesimo che si oppose alla schiavitù, quindi da secoli, da tempi immemori, esiste la tratta degli schiavi. Quindi argomenti a favore del razzismo c'erano anche prima di Darwin, nel senso che se io tratto una determinata popolazione come schiava è perché la ritengo inferiore alle altre popolazioni. Però, riconosce questo stesso scienziato, dopo l'avvento della teoria evoluzionistica questi argomenti divennero ancora più potenti, si intensificarono. Darwin ritiene che la teoria della selezione naturale valga da spiegazione scientifica del perché le diverse razze umane abbiano abilità differenti e del perché esistano razze inferiori e razze superiori. Attenzione, questo è importantissimo, perché una allora delle conseguenze del darwinismo è che esistono di fatto
razze inferiori e razze superiori. Ragionamento pericolosissimo, pericolosissimo. Le specifiche proprietà necessarie a un animale per sopravvivere si differenziano in base all'ambiente in cui vive. Non fa una piega nel darwinismo. Gli individui più adatti a sopravvivere in quell'ambiente e che hanno sviluppato casualmente le proprietà migliori per sopravvivere in quell'ambiente hanno determinate abilità di un certo tipo, mentre i più adatti che si sviluppano, che evolvono in altri ambienti, avranno altre abilità confacenti appunto alla sopravvivenza in quell'altro ambiente. Perciò non vi è ragione di supporre che la selezione naturale, che agisce su differenti popolazioni, produca gli stessi aspetti in ogni popolazione o razza. Ripeto, nel darwinismo questo non fa una piega. Ecco perché i darwinisti, fin dalla prima ora, si attendevano di trovare differenze nelle abilità o nelle capacità delle diverse razze. Darwin dichiara che non vi sono neanche differenze, anzi dichiara che vi sono, chiedo scusa, differenze significative nelle facoltà mentali degli uomini di razze diverse. Lo dice nella sua opera The Descent of Man. E non si fa scrupoli a indicare nei neri gli esseri umani più vicini alle scimmie. Quindi indica in una certa popolazione esseri umani particolarmente vicini alle scimmie. I sostenitori di Darwin seguirono questa impostazione. Andiamo a vedere degli esempi. Ernst Haeckel, 1834-1919 Haeckel in realtà, l'ho pronunciato, chiedo scusa, con accento inglese, in realtà è tedesco, quindi va detto Ernst Haeckel, 1834-1919, biologo e zoologo, fu uno dei più ferventi darwinisti in Germania. Creò un diagramma dell'evoluzione umana per mostrare che lo scarto evolutivo fra l'umano più elevato e l'umano più basso era molto più ampio dello scarto esistente fra l'umano più basso e l'essere scimmiesco più elevato, e a questo umano più basso furono attribuiti tratti africani. Quindi ci sono specie umane, ci sono razze umane, dice Haeckel, che sono molto più vicine alle scimmie di altre specie umane. Morale della favola è questo che ci sta dicendo. L'idea che le razze non bianche rappresentino un regresso a stadi evolutivi inferiori era ampiamente condivisa nella comunità scientifica del primo Novecento. Quindi non era appannaggio di pochi, era un'idea diffusa e accettata nella comunità scientifica della prima parte del Novecento. Non solo di un certo paese, ma in generale, a livello mondiale. Il biologo ed eugenista americano Charles Davenport, morto nel 1944, membro della National Academy of Sciences e uno dei fondatori della genetica moderna, era ossessionato dall'idea che alcune razze fossero ancora bloccate agli stadi evolutivi più bassi. E in un suo manoscritto, che è stato studiato e che John West riporta, dice: «È possibile che in qualche paese si abbiano, viventi fianco a fianco, persone di intelletto avanzato, persone che hanno ereditato l'intelletto dei loro antenati della prima età della pietra e persone di stadio evolutivo intermedio», quindi persone di grado ontologico diverso. Il razzismo darwiniano svolse un ruolo importantissimo nella giustificazione di uno dei primi genocidi del XX secolo, che è conosciuto ben poco dall'opinione pubblica, lo si è dimenticato. Stiamo parlando del massacro del popolo Herero, facente parte dell'Africa tedesca del sud-ovest, cioè l'odierna Namibia. Difatti dal 1904 al 1908 l'esercito tedesco tentò di sradicare gli Herero, che era una popolazione africana locale, appunto dall'Africa tedesca del sud-ovest, quindi da una colonia tedesca stessa. Il 2 ottobre del 1904 il generale Lothar von Trotha, 1848-1920, diramò un ordine di sterminio, Vernichtungsbefehl, che tradotto dal tedesco vuol dire proprio ordine di sterminio. Gli Herero avrebbero dovuto abbandonare immediatamente l'Africa tedesca del sud-ovest o affrontare l'estinzione.
In pratica fu un ultimatum: o ve ne andate dai nostri territori, i nostri fra virgolette, colonizzati, o vi ammazziamo, o vi sterminiamo. L'ordine riportava queste parole, l'ordine del generale Lothar von Trotha: io, generale dell'esercito tedesco, invio questa lettera agli Herero. Essi non sono più sudditi tedeschi. Hanno ucciso, derubato, tagliato le orecchie e altre parti del corpo a soldati feriti e ora sono troppo codardi per continuare a combattere. Annuncio alla popolazione che chiunque mi consegnerà un loro capo riceverà 1000 marchi. Il popolo Herero deve lasciare il paese. Se non lo farà, lo costringerò col cannone. Ogni Herero che sarà trovato all'interno dei confini tedeschi, con o senza un'arma, con o senza bestiame, verrà ucciso. Non accolgo più né donne né bambini. Li ricaccerò alla loro gente o farò sparare loro addosso. Queste sono le mie parole per il popolo Herero. Un ordine terribile, eh? Un ordine terribile. Poi il generale ordinò l'attacco e fu una strage. Ci furono esecuzioni, stupri, violenze inaudite. Furono costruiti dei campi di concentramento e condotti esperimenti medici criminali sulla popolazione locale. Già nel 1905, pensate un po', erano rimasti 25.000 Herero nell'Africa tedesca, mentre prima del genocidio erano quasi 100.000. Quindi da 100.000 a 25.000 in pochi anni, una strage della quale noi non ci ricordiamo. I tedeschi morti nelle battaglie invece furono circa 1500. Chiaramente la popolazione locale cercò di difendersi, ma c'era una sproporzione enorme di armi in campo. 1500 tedeschi morti contro 75.000 morti degli Herero. Von Trotha, ad un certo punto, il generale che aveva dato l'ordine di sterminio, giustificò lo sterminio con un richiamo esplicito al darwinismo sociale. Disse a un giornale che i sentimenti umanitari non potevano annullare le leggi di Darwin, cioè la competizione per il più adatto. Quindi non dovevamo farci scrupoli, non dobbiamo farci scrupoli per eliminare soggetti più deboli. Questa è la legge del darwinismo. Questa è la sopravvivenza del più forte, del più adatto. Trovate tutta questa spiegazione di questo evento storico nel libro di Richard Weikart, From Darwin to Hitler, pubblicato nel 2004. Ma se ci spostiamo dall'Africa e andiamo negli Stati Uniti, proprio negli Stati Uniti, troviamo anche altro. Mentre tutto questo accadeva, nel frattempo negli Stati Uniti migliaia di indigeni provenienti da tutto il mondo furono trasformati in oggetto di esibizione all'interno dei cosiddetti zoo umani. Oggetti di esibizione, per esempio, furono trasformati alcuni indigeni provenienti da varie parti del mondo, ovviamente facenti parte di tribù molto povere, nel corso della Fiera Mondiale di St. Louis, nel Missouri, 1904. È lì che si costruirono alcuni fra i primi zoo umani. Chi veniva esibito doveva rappresentare gli stadi più bassi dell'evoluzione umana. Nel 1906, nello zoo del Bronx di New York, fu esposto l'africano Otto Benga, messo in una gabbia assieme a una scimmia, a rappresentare, pensate un po', l'anello mancante evolutivo fra scimmia e uomo. Quindi questo povero ragazzo, perché era un ragazzo, costretto all'interno di una gabbia con una scimmia, a far vedere l'anello di congiunzione, che doveva essere lui, tra la scimmia e l'uomo invece civilizzato. Lui era diciamo l'ente intermedio, per così dire. Assurdo quanto schifoso dirlo, perché fa veramente schifo tutto questo. Pensare che abbiamo potuto toccare livelli così bassi come umanità fa veramente schifo. Preso dalla depressione e poi dal dispiacere di non poter più tornare in Africa, anche perché era scoppiata la Prima Guerra Mondiale, Otto Benga si suicidò nel 1916. Entro la fine degli anni 20 negli Stati Uniti furono emanate restrizioni sull'immigrazione in collaborazione con i biologi darwiniani, che raccomandarono di tener presente che alcune razze erano inferiori nella scala evolutiva e che dovevano allora essere tenute fuori. Quindi non una questione del tipo non abbiamo posto, non riusciamo a mantenere, no,
Alcune razze se ne stanno fuori perché sono inferiori. Nel 2007, sappiamo, il premio Nobel James Watson affermò che i neri sono biologicamente inferiori ai bianchi e suggerì che l'evoluzione spiegasse tale inferiorità biologica. Quindi il razzismo scientifico è una prima conseguenza di queste tre grandi idee darwiniane. Noi ovviamente non stiamo dicendo che tutti coloro che sostengono il darwinismo, che lo accettano, sostengano anche tutto quello che abbiamo detto finora o che andremo a dire adesso, tipo il razzismo e altre conseguenze. Però stiamo dicendo che Darwin pone le premesse dal punto di vista intellettuale, filosofico, scientifico, per poterlo pensare, rendendo ben più difficile la tutela dell'essere umano, quella tutela che invece tradizionalmente ha sempre dato la religione. Andiamo allora alla seconda idea, alla seconda conseguenza di queste tre grandi idee darwiniane, l'eugenetica darwiniana. Uno infatti dei maggiori ambiti di impatto del darwinismo fu il campo medico. Questo impatto prende il nome di eugenetica, che viene intesa subito dai suoi sostenitori come l'autodirezionamento dell'evoluzione umana. L'origine dell'eugenetica è intimamente legata alla teoria di Darwin, ricorda West. Se nel darwinismo l'uomo ha acquisito le proprie straordinarie abilità non in virtù del progetto di un essere intelligente, ma di una selezione naturale senza pietà che estirpò ogni forma di debolezza, eliminando gli individui più deboli, allora per gli eugenisti darwiniani l'umanitarismo comporta problemi per le società civilizzate, anziché essere una cosa moralmente accettabile da enfatizzare. L'umanitarismo, rispetto alla legge di Darwin, è un segno di debolezza, significa andare contro la natura. In nome del principio umanitario, le società civilizzate si prendono cura di coloro dei quali la natura si sarebbe sbarazzata. Quindi, l'eugenetica ci dice, ci stiamo prendendo cura di soggetti deboli, dei quali la natura avrebbe fatto, tra virgolette, volentieri a meno. E questo, a loro dire, avrebbe avuto una conseguenza, avrebbe avuto molte conseguenze negative. In The Descent of Man del 1871, Darwin critica la società moderna per aver interrotto quel processo di eliminazione della selezione naturale, offrendo asili e ripari per le persone invalide, debilitate, sia fisicamente che mentalmente, nonché per i vari programmi di assistenza a favore dei poveri. Tutto questo ha permesso, secondo Darwin, di sopravvivere a migliaia di persone di costituzioni deboli che in natura sarebbero di certo perite. E affinché non si pensi che questa sia un'estrapolazione nostra, un'ipotesi nostra o un'idea strampalata messa per iscritto dal dottor John West, andiamo a leggere cosa dice Darwin. E lo riprendiamo da The Descent of Man. Così, i membri deboli delle società civilizzate propagano il loro genere. Nessuno di coloro che si sono dedicati all'allevamento degli animali domestici dubiterà che questo può essere altamente pericoloso per la razza umana. A eccezione del caso dell'uomo stesso, difficilmente si può essere così ignoranti da permettere ai propri peggiori animali di riprodursi. Dobbiamo quindi sopportare l'effetto indubbiamente cattivo del fatto che i deboli sopravvivano e propaghino il loro genere. Quindi Darwin sta dicendo, questi sistemi di assistenza per i debilitati, fisici, mentali, per i poveri, ci sono, ci tocca tenerli. Peccato perché in natura non sarebbe così. Ma si dovrebbe almeno arrestarne l'azione costante, impedendo ai membri più deboli e inferiori di sposarsi liberamente come i sani. Adesso, per favore, un'altra volta, venite a dirmi la differenza tra queste affermazioni e quelle fatte da qualcun altro decenni dopo. Dov'è la differenza sostanziale? Dov'è? E perché Darwin viene osannato come uno dei più grandi scienziati? Ha scritto questo. Questo, voglio dire, sono parole di Darwin, sono affermazioni di Darwin. Non sono ipotesi o opinioni nostre. Ciò che ci muove alla cura del prossimo, dice Darwin, è quell'istinto di simpatia che è cresciuto nel corso del tempo e che è diventato sempre più delicato e diffuso. Ma in realtà sembra che Darwin a un certo punto
sia stato lui stesso preso da alcuni scrupoli, da alcuni sensi di colpa, per quelle che sarebbero state le conseguenze logiche della sua teoria. Ma egli pensava forse che nessuno avrebbe avuto così poca empatia, così poca da pietà, da seguire allora anche nella pratica fino in fondo le sue idee scientifiche. In effetti, molti dei suoi sostenitori aborrivano l'idea di adottare la legge della giungla e cercarono di sviluppare un sistema più morbido per imitare la selezione naturale attraverso la scienza moderna. Questa l'essenza e l'obiettivo dell'eugenetica. Quindi fare quello che fa la selezione naturale, ma in maniera un po' più mirata, in maniera un po' più soft, visto che oggi piace utilizzare gli inglesismi. Francis Galton, 1822-1911, che era il cugino di Darwin, è riconosciuto come il fondatore ufficiale dell'eugenetica e fu lui a coniare il termine, che dal greco indica il ben nato, nascere bene, eugenetica. L'eugenetica positiva incoraggia i più adatti alla sopravvivenza e a riprodursi di più, l'eugenetica positiva. L'eugenetica negativa cerca di limitare la riproduzione dei non adatti, comprese tra questi non adatti, compresi i debilitati mentali. L'eugenetica fu subito difesa dai più grandi scienziati del mondo, perché per esempio negli Stati Uniti l'eugenetica ricevette immediatamente il consenso e il plauso di biologi di Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Stanford e della National Academy of Sciences, quindi le maggiori istituzioni ufficiali scientifiche dell'epoca statunitensi. Oggi le radici darwiniane dell'eugenetica tendono a essere messe un po' da parte, ma nei lavori di questi biologi, di questi esponenti scientifici dell'epoca, invece erano ben esplicite le origini darwiniane dell'eugenetica. Il genetista di Harvard, Edward East, affermava nella sua Heredity and Human Affairs, opera del 1927, che i principi eugenici sono corollari stretti della teoria dell'evoluzione organica, quindi del darwinismo. Il biologo di Princeton, Edwin Conklin, nella sua Value of Negative Eugenics, 1915, scriveva che l'eugenetica era un modo per bypassare la violazione da parte della società moderna della selezione naturale, la grande legge dell'evoluzione e del progresso, quindi quello che la società civilizzata sta cercando di evitare, cioè la selezione naturale sui più deboli, perché la società civilizzata sta di fatto con i metodi di assistenza ai poveri, ai disabili fisici e mentali, sta cercando di bypassare, come dice lui, quindi di mettere da parte ciò che farebbe la selezione naturale. Questo problema di bypassare la selezione naturale noi lo risolviamo, quindi ritorniamo alla selezione naturale usando un metodo che è diverso da quello della natura, perché è un metodo scientifico ed è quello dell'eugenetica. L'impatto dell'eugenetica sulla politica pubblica americana fu esteso, fu molto ampio e incluse l'emanazione di leggi stabilenti chi si potesse sposare e chi no. Siamo negli Stati Uniti, non siamo nel Terzo Reich, siamo negli Stati Uniti del primo Novecento. Vengono emanate leggi per decidere chi possa sposarsi e chi no. Restrizioni sull'immigrazione per razze considerate inferiori, sterilizzazione forzata dei meno adatti negli Stati Uniti. Così negli Stati Uniti vennero sterilizzate 60.000 donne contro la loro volontà, 60.000 donne sterilizzate contro la loro volontà, ma in nome dell'eugenetica. Il movimento poi eugenetico tedesco portò alla sterilizzazione di centinaia di migliaia di persone e all'uccisione di circa 300.000 disabili, sia adulti che bambini, molti di essi in camere a gas. In questi omicidi eugenici dei disabili, i nazionalsocialisti svilupparono metodi di omicidio usati poi anche successivamente. Quando l'opinione pubblica apprese le atrocità nazionalsocialiste, ecco che l'eugenetica darwiniana venne per un momento fortemente screditata, ma il darwinismo continuò comunque e continua tuttora a influenzare il dibattito etico. Terza conseguenza di queste tre grandi idee di Darwin.
l'aborto darwiniano e l'infanticidio. Di infanticidio abbiamo già parlato in un altro video, lo rifacciamo anche oggi. Molti scienziati e attivisti ricorrono proprio al darwinismo per giustificare l'aborto, affermando che i bambini che stanno crescendo nel grembo materno non sono ancora pienamente umani, quindi non sono persone. L'idea nota come ricapitolazione embrionica vorrebbe far credere che lo sviluppo dell'embrione di un essere vivente avvenga per fasi che ricordano le fasi dello sviluppo evolutivo della propria specie, a partire dagli antenati più remoti. Quindi, nello sviluppo di un essere vivente dall'embrione, diciamo, all'essere pronto per nascere, vengono ripercorse le diverse fasi evolutive di quella stessa specie alla quale quell'individuo che sta crescendo nel grembo materno oppure in un altro individuo appartiene. La teoria viene spesso riassunta con la formula di Haeckel, per cui l'ontogenesi ricapitola la filogenesi. Se qualcuno uccide un bambino mentre si trova nello stadio di sviluppo inferiore, ve n'è persino uno simile al pesce di questi stadi, allora non sarà questo più immorale che uccidere un pesce, perché noi stiamo in questo momento uccidendo non un bambino, non una persona, non un essere umano compiuto, ma un qualcosa che non è ancora uomo, che è neanche mezzo uomo, dico, che è ancora animale. Non è più immorale che uccidere un pesce. Terribile. La teoria della ricapitolazione di Ernst Haeckel è spazzatura scientifica. Eppure, nonostante sia stata screditata da molti decenni, il suo spirito fu molto attivo anche dopo Haeckel. Facciamo degli esempi, ne portiamo tre. Il 10 giugno 1981, il genetista dell'Università del Michigan e membro della National Academy of Sciences, James Neal, testimoniò davanti al Congresso degli Stati Uniti quanto segue, e cioè che, cito, l'embrione alle prime fasi pare attraversare alcuni degli stadi della storia evolutiva della nostra specie. La massima scientifica è l'ontogenesi, ricapitola la filogenesi, che si traduce così, dice Neal. Durante lo sviluppo embrionico, noi ripetiamo in forma abbreviata molti aspetti del nostro passato evolutivo. Neal disse, quando fu sentito al Congresso degli Stati Uniti, di trovare molto difficile come scienziato, a causa di tutti questi fatti scientifici, la ricapitolazione la considerava un fatto scientifico, neanche un'ipotesi, un fatto, trovava molto difficile dire da scienziato, cito, a partire da quando abbia inizio la personalità umana nello sviluppo embrionale alle prime fasi, proprio come troverei impossibile affermare quando esattamente nell'evoluzione abbiamo superato la soglia che ci divide dalle altre creature viventi. Quindi non siamo più in grado di delimitare la persona umana, di capire quando inizia la persona. Attenzione, nella dottrina cristiana esiste un principio di identità ontologica. La persona c'è fin dall'inizio, fin dal concepimento. Chiusa parentesi. Tutte queste suddivisioni, lì è persona, lì non è persona, sono tutte suddivisioni arbitrarie, di comodo, fittizie. Secondo esempio, nel 1990 l'astronomo Carl Sagan, morto nel 96, e sua moglie Anne Druyan pubblicarono una difesa dell'aborto basata sull'idea della ricapitolazione. Un articolo pubblicato appunto nel 90, intitolato Is it possible to be pro-life and pro-choice? Nel 2007 il giornalista Christopher Hitchens difese l'aborto affermando che, cito, nell'utero vediamo un microcosmo di natura ed evoluzione. Iniziamo come forme minuscole che sono anfibie. 2007. Nel volume intitolato God is not great. How religion poisons everything. Ve lo traduco questo titolo, con gli altri non l'ho fatto, l'ho detto in inglese, ma questo come titolo, mi va di tradurlo perché è molto emblematico. Dio non è grande, come la religione avveleni tutto. Quindi è solo la religione che fa storie contro l'aborto, contro l'infanticidio.
Un'altra giustificazione darwiniana dell'aborto si concentra sulla selezione naturale. I sostenitori dell'aborto affermano che gli aborti spontanei si producono attraverso la selezione naturale per estirpare i neonati. Quindi, a loro dire, gli aborti medici non sono in fondo che un esempio di come gli uomini possano sfruttare al meglio le loro capacità scientifiche per imitare ciò che fa l'evoluzione, ciò che fa la selezione naturale. Quindi, l'aborto spontaneo è un metodo che ha la natura per eliminare i meno adatti alla sopravvivenza. Perché non lo possiamo imitare a mezzo della scienza? Ci si chiede allora. Alexander Sanger, ex presidente della Planned Parenthood, terribile, terribile, è andato oltre, affermando come l'aborto guidato dall'uomo sia esso stesso un prodotto della selezione naturale. Quindi persino la capacità di fare aborti è un prodotto della selezione naturale, quasi un regalo che la natura, che pure è il risultato di una serie di processi casuali, la natura come la conosciamo e le specie viventi, ci ha dato per estirpare i più deboli. Vado a citare una frase di Alexander Sanger da un libro pubblicato nel 2004 intitolato Beyond Choice. L'umanità si è evoluta per prendere il controllo cosciente della riproduzione e lo ha fatto per sopravvivere. Non possiamo abrogare le leggi della selezione naturale. La natura non lascia sopravvivere ogni vita. Unicamente l'umanità, e per il suo beneficio, può esercitare un qualche dominio su questo processo e massimizzare le possibilità di permettere alla vita umana di sopravvivere e crescere. Il darwinismo è anche entrato poi nel dibattito sull'infanticidio, quindi non solo sull'aborto, sull'infanticidio, quindi sulla possibilità di uccidere bambini che sono già nati. Vediamo negli ultimi anni come questo sia stato poi di fatto praticato in paesi come ad esempio l'Inghilterra, ma anche il Belgio, l'Olanda, altrove. Jerry Coyne, biologo dell'Università di Chicago, ha scritto sul suo blog post articoli a favore della legalizzazione dell'infanticidio dei bambini con difetti biologici. Questo articolo, questo post datato 13 luglio 2017, è già stato commentato su questo canale in un video che ho realizzato e che trovate pubblicato sul canale stesso. Vi rileggo però uno dei passaggi, che traduco direttamente in italiano, perché credo sia emblematico. Dopotutto, dice Coyne, pratichiamo l'eutanasia sui nostri cani e sui nostri gatti nel momento in cui prolungare la loro vita sarebbe una tortura. Perché non dovremmo estendere questo anche agli esseri umani? Il motivo per cui non permettiamo l'eutanasia dei nuovi nati è perché gli esseri umani sono concepiti come speciali. L'darwinismo ci aiuta a togliere questo di mezzo. E penso che questo derivi dalla religione. In particolare la concezione per la quale gli esseri umani, a differenza degli animali, sono dotati di anima. Quando la religione scomparirà, come succederà, dice Coyne, molta dell'opposizione all'eutanasia degli adulti e dei nuovi nati scomparirà, quindi è solo questione di tempo. Scomparirà la religione, scomparirà anche l'opposizione all'eutanasia e anche all'uccisione dei nuovi nati non adatti alla sopravvivenza. Le idee di Darwin hanno anche una quarta conseguenza, l'ecologia darwiniana, ecologismo. La svalutazione darwiniana della vita umana è visibile anche nell'ambientalismo radicale. In The War on Humans, la guerra agli umani del 2014, il bioeticista Wesley Smith mostra come l'utopismo coercitivo crescente di alcuni ambientalisti si fondi in fondo su un disprezzo viscerale degli esseri umani e sulla negazione del fatto che gli esseri umani siano unici o speciali. Secondo le parole dello zoologo evoluzionista Eric Pianca dell'Università del Texas, cito, gli uomini non sono migliori dei batteri. Altre cose sulla Terra sono qui da ben prima di noi e hanno anch'esse diritto a questo pianeta. Ciò include le vespe che vi pungono, le formiche che vi mordono, scorpioni e crotali. 2006, libro The Vanishing Book of Life on Earth. P-
Bianca si lamenta con l'uomo perché succhia tutto ciò che può da madre terra e lo trasforma in biomassa umana grassa. Ritiene, sentite, udite, udite, che la popolazione umana dovrebbe ridursi del 90% e si appella al governo affinché confischi tutti gli introiti di ogni coppia che abbia più di due bambini. Citiamo: dovresti pagare più tasse quando hai il primo bambino. Quando hai il secondo pagherai molte più tasse e quando hai il terzo non avrai nulla di ritorno, ti prenderanno tutto. Proprio un bellissimo programma sociale. Christopher Maines, uno dei primi leader del gruppo ambientalista Earth First, prima la Terra, spiega: Darwin invita l'umanità a fare i conti con il fatto che l'osservazione della natura non abbia mostrato uno straccio di prova che il genere umano sia superiore o speciale, o anche particolarmente più interessante, diciamo, di un lichene. Green Rage, 1990. Quinta conseguenza, l'etica darwiniana. La teoria di Darwin ha esercitato un influsso nefasto e corrosivo anche sulla moralità e sulla responsabilità dell'uomo. Nel darwinismo la morale è un comportamento preimpostato a servizio della sopravvivenza. Secondo il filosofo darwiniano Michael Ruse e secondo il biologo di Harvard E. O. Wilson, la morale è un mero adattamento messo in campo per promuovere i nostri fini riproduttivi. L'etica, per come la conosciamo, è un'illusione appioppataci dai nostri geni per farci collaborare fra noi. Dunque, conclude stavolta il professor William Provine della Cornell University, il libero arbitrio umano non esiste. Il libero arbitrio umano non esiste. Ovviamente se non esiste il libero arbitrio non esiste neanche la morale. Che razza di morale può seguire se tanto io sono evolutivamente necessitato a fare certe cose anziché altre? Ma se non esiste la libertà, se non esiste la morale, non esiste neanche la responsabilità. Se io in maniera animale sono costretto a compiere determinate azioni, se anche la morale è una necessità a servizio dell'evoluzione, non può esistere la responsabilità. Dunque non esistono né buoni né malvagi. Esistono solo persone che si comportano in maniera diversa da altre. Il darwinismo svolse infatti anche un certo ruolo nello sviluppo della criminologia della scuola di Cesare Lombroso e dei suoi allievi, che cercarono di capire perché alcune persone si dessero al crimine. Molte di esse venivano semplicemente denominate come criminali nate, perché si riteneva che rappresentassero dei regressi a uno stadio precedente nella storia evolutiva. Lombroso e i suoi allievi rifiutavano l'idea che il crimine implicasse una colpa morale. Uno dei discepoli principali di Lombroso, cioè il giurista Enrico Ferri, diceva non essere ormai più ragionevole credere che gli esseri umani potessero prendere decisioni al di fuori della normale catena materiale di causa ed effetto, dato l'avvento della scienza moderna, darwiniana in particolare. L'uomo, come un animale, segue il proprio istinto, le proprie passioni. E il criminale che ha seguito le proprie passioni, perché dovrebbe essere perseguito penalmente? Ferri riteneva che un giorno si sarebbe arrivati ad abbandonare la punizione del crimine, che sarebbe semplicemente stato trattato come malattia. Il crimine è una malattia. La svalutazione del libero arbitrio dilaga fra i sociobiologi e gli psicologi evoluzionisti di oggi. Facciamo anche qua alcuni esempi. Lo psicologo evoluzionista Robert Wright scrive che il libero arbitrio è un'illusione che ci è stata portata dall'evoluzione e in molti contesti, non solo nel sesso, siamo tutti marionette. La nostra più grande speranza per una liberazione anche soltanto parziale è quella di tentare di decifrare la logica del marionettista. Quindi siamo tutte marionette nelle mani di un grande marionettista. Il darwinismo ha anche procurato una solida giustificazione biologica a favore del relativismo morale. Certo, perché se l'uomo non è speciale, tutto ciò che gli fa, incluso seguire principi morali, non è altro che un fallacia. Principi morali sono inventati, possono cambiare allora da società a società, di tempo in tempo.
Secondo Darwin, alcuni precetti morali, infatti, si svilupparono perché avrebbero permesso la sopravvivenza sotto certe condizioni ambientali. Una volta che queste condizioni per la sopravvivenza cambino, devono cambiare anche i dettami della morale. Ecco perché in natura troviamo sia l'istinto materno che l'infanticidio, sia il precetto di onorare i genitori che quello di ucciderli quando diventano deboli. La selezione naturale sceglie è già un ossimoro, come fa a scegliere la selezione naturale se è cieca? Vabbè, sceglie quali comportamenti promuovano meglio la sopravvivenza nelle condizioni esistenti. Lo dice Darwin in The Descent of Man. Una concezione darwiniana della morale quindi rende molto difficile condannare un certo comportamento come malvagio, ma condannare anche un comportamento che noi, nella visione cristiana, riteniamo peccaminoso, malvagio, criminale, che però sia perdurato molto nel corso del tempo. Nel darwinismo, quindi, alla fine noi prendiamo gli strumenti per dichiarare che un determinato comportamento umano, disdicevole, però perdurato nel tempo, sia effettivamente qualcosa di malvagio. Perché ogni tratto che continua a esistere, anche solo in un sottogruppo di popolazione, ha lo stesso diritto di affermare la propria legittimità che è fornita dalla natura. È la natura che fa sì che in certe popolazioni si uccida una vittima per sacrificarla agli idoli estraendo il cuore ancora battente della vittima e poi squartando la vittima stessa. Perché questo dovrebbe essere condannato come malvagio? Presumibilmente anche comportamenti come la frode, la pedofilia, lo stupro dovrebbero allora continuare a esistere fra gli uomini, perché essi furono un tempo favoriti dalla selezione naturale in qualche momento, quindi vuol dire che possiedono una base biologica. È chiaro che atti come quelli che abbiamo citato possono essere condannati in maniera definitiva solo se noi facciamo riferimento a principi morali che siano universali, oggettivi e trascendenti, che trascendano ogni tempo e ogni luogo. Ma l'esistenza di una morale del genere viene negata dal darwinismo ortodosso, perché come si può spiegare? Come si può avere una morale in senso forte nel paradigma evoluzionistico darwiniano? Per lo più, Darwin stesso non portò la sua analisi relativistica, relativismo morale, fino alle sue logiche conclusioni, ma pose però il lavoro preparatorio affinché altri dopo di lui lo facessero. L'impatto darwiniano è evidente e profondo, soprattutto sulla vita familiare e per quanto riguarda il contesto della sessualità umana. Uno dei pensatori maggiormente responsabili per la rottura dell'etica sessuale tradizionale occidentale è Alfred Kinsey, morto nel 1956, zoologo evoluzionista. Qui si può andare a leggere che cosa dica il suo rapporto Kinsey. Kinsey sostiene che ogni pratica sessuale che si possa trovare da qualche parte fra i mammiferi possa essere concepita come un comportamento mammifero normale e sia perciò moralmente ineccepibile. Quindi tutto quello che viene fatto fra gli animali dal punto di vista sessuale è moralmente ineccepibile. Oggi ormai molti psicologi evoluzionisti sono andati ben oltre il relativismo sessuale, fino a mettere in discussione anche la monogamia. Costoro affermano che l'evoluzione darwiniana ci spinga in maniera sempre più pressante ad avere più partner sessuali, il che significa che siamo programmati per la promiscuità e per il tradimento. L'idea di un matrimonio monogamico, una coppia composta da un uomo e una donna, matrimonio fedele, sarebbe qualcosa che contraddice la nostra biologia e che dovrebbe perciò essere abbandonato. Nel suo Sex at Dawn 2010, lo psicologo evoluzionista Christopher Ryan dice che, cito, il matrimonio in Occidente non sta andando molto bene, perché è in diretta contrapposizione alla realtà evoluta della nostra specie. Ryan vorrebbe quindi cercare di salvare l'istituto matrimoniale rendendolo affine alla biologia darwiniana, circostanza che contempla di ridefinire il matrimonio includendo la possibilità di avere più partner sessuali nello stesso momento. Ma quanto sono bravi
questi filosofi, questi psicologi evoluzionisti, ma che belle idee che ci danno, no? Sesta conseguenza, il rifiuto darwiniano di Dio. Ovviamente il darwinismo non può che avere conseguenze anche sulla religione. Il darwinismo ha fornito una base potentissima e scientifica per l'ateismo. Non lo implica necessariamente, diciamolo, ma lo incoraggia, lo rende più facile, più accettabile. Se davvero la natura prova che la storia della vita sia il prodotto di un processo cieco e non guidato, allora la concezione atea sembra molto credibile. Ecco perché molti scienziati hanno fatto dell'evoluzione darwiniana una pietra angolare nelle loro argomentazioni a favore dell'ateismo. Molti filosofi, molti scienziati, materialisti, si servono del darwinismo per dare argomentazioni, per avere un'argomentazione a favore dell'ateismo. Alcuni esempi. Il biologo dell'Università di Oxford, Richard Dawkins, che abbiamo citato più volte, ha scritto in The Blind Watchmaker, 1996, l'orologiaio cieco, Darwin ha reso possibile essere un ateo intellettualmente realizzato e ha aggiunto che, cito anche qua, l'universo che osserviamo ha precisamente le proprietà che dovremmo aspettarci se all'inizio non ci fosse stato un progettista, uno scopo, un male o una bontà. Niente, ma solo indifferenza cieca e implacabile. Quindi in principio fu l'indifferenza, fu il nulla. Il biologo evoluzionista di Harvard, Edward O. Wilson, ha dichiarato che l'esistenza di un Dio, cito, che dirige l'evoluzione organica e interviene nelle questioni umane, è sempre più contraddetta dalla biologia e dalle neuroscienze. Consilience, The Unity of Knowledge, libro del 1998 di questo Wilson. Lo psicologo evoluzionista dell'Università di Washington, David Barash, ha detto: più conosciamo l'evoluzione, più diviene inevitabile la conclusione che gli esseri viventi, inclusi gli esseri umani, siano stati prodotti da un processo naturale totalmente amorale, senza nessuna indicazione riferibile a un creatore benevolente che la controlli. L'articolo è, perché stavolta è un articolo, non è un libro, God, Darwin and My Biology Class, pubblicato nel New York Times del 27 settembre 2014. Il darwinismo non ha avuto un impatto soltanto sugli atei e sugli agnostici, ma anche sulla stessa concezione cristiana, sulla Weltanschauung cristiana, specialmente nei college e nelle università cristiane, dove scienziati e teologi hanno cercato di correggere, pensate, il cristianesimo per renderlo più adatto al darwinismo. Quindi, anziché utilizzare le armi cristiane per criticare il darwinismo, hanno cercato di adattare il cristianesimo al darwinismo. E d'altro canto è la politica che è stata fatta anche dagli anni 60 in poi, no? Da 60 anni a questa parte, aprire le porte della Chiesa al mondo, quindi aprire la religione e la teologia al mondo. E difatti c'è stata la svolta antropocentrica. Centro della teologia non è più Dio, ma è l'uomo. Scusate, ho aperto una parentesi, però penso fosse calzante. Siccome l'evoluzione darwiniana non è guidata, è cieca, i darwinisti teisti spesso minimizzano o rifiutano l'idea che Dio guidi attivamente il processo di sviluppo della vita, perché ci sono anche i darwinisti teisti, ritengono che ci sia l'evoluzione ma che sia guidata da Dio. Allora, in questo caso bisogna un po' capire come Dio di fatto guidi questa evoluzione. Kenneth Miller, biologo cattolico della Brown University, dice in un suo libro intitolato Finding Darwin's God, 1999, Trovare il Dio di Darwin, dice che la comparsa dell'umanità su questo pianeta non era prestabilita. Ci troviamo qui come un elemento di contorno, un dettaglio minore, un evento fortuito all'interno di una storia che ci avrebbe potuto tranquillamente lasciare da parte. Ma come, scusi? Lei, un biologo cattolico, dice che siamo un elemento fortuito? Ma allora esiste Dio o no? Dio non ha neanche controllo sulla stessa evoluzione delle specie viventi? Vabbè.
George Coyne, direttore della Specola Vaticana dal 1978 al 2006, nell'articolo The Dance of the Fertile Universe, la danza dell'universo fertile, ha detto che siccome l'evoluzione non è guidata, cito, nemmeno Dio poteva conoscere con certezza che la vita umana sarebbe venuta alla luce. Cosa? Ma queste sono cose pazzesche, ci rendiamo conto? L'evoluzione è persino più potente di Dio. L'evoluzione è un'altra divinità che fa cose che Dio non ha previsto. Quindi Dio non è un essere onnisciente, non è onnipotente, non è perfetto, è un Dio di serie B, no? E noi siamo figli di un Dio minore. Altro che fatti a immagine e somiglianza di Dio. Altri darwinisti teisti rifiutano la dottrina biblica della caduta, il fatto che c'è originariamente l'uomo sia stato creato, coppia originaria Adamo ed Eva, moralmente integro, no? E che sia incorso poi nel peccato a causa di un deliberato atto di disobbedienza. D'altro canto, scusate, nel darwinismo, se la specie umana deriva per evoluzione cieca da altre specie animali, credere alla storia di Adamo ed Eva, del primo essere vivente come creazione speciale da parte di Dio, diventa veramente molto difficile, diventa impossibile. Il fisico cristiano Carl Giberson ha affermato che dato che gli esseri umani furono creati per mezzo dell'evoluzione darwiniana, essi furono essenzialmente peccatori e peccaminosi fin dal principio, perché l'egoismo guida il processo evolutivo. E Carl Giberson ha detto questo nel suo libro intitolato Saving Darwin del 2008. Il genetista cristiano Francis Collins dice che, cito, l'evoluzione potrebbe sembrarci guidata dal caso, ma dalla prospettiva di Dio il risultato sarebbe interamente specificato. Così, Dio può essere stato intimamente e completamente coinvolto nella creazione di tutte le specie, mentre dalla nostra prospettiva questo sembrerebbe un processo casuale e non diretto. Lo dice nel volume The Language of God, il linguaggio di Dio, del 2006. Quindi Dio farebbe in modo che la storia della vita sembri casuale e non diretta, anche se in realtà è diretta. Allora la contraddizione, allora l'evoluzione non è cieca, è guidata, allora c'è un progetto, allora c'è un disegno. Eppure molti filosofi cristiani, appunto, hanno pensato per secoli e secoli ben diversamente da tutti questi autori che abbiamo citato in questi video. Conclusione. Un acido universale. Quindi la conclusione dell'articolo, di questo lungo articolo di John West, fatto benissimo, che meriterebbe veramente ampi approfondimenti, è intitolata Un acido universale. Daniel Dennett ha ben descritto il darwinismo appunto come acido universale, che corrode le idee tradizionali su morale, responsabilità umana e Dio. Difatti Dennett, nel 1995, pubblicò un libro intitolato Darwin's Dangerous Idea, l'idea pericolosa di Darwin. Non vi è dubbio che la teoria darwiniana abbia esercitato un impatto rivoluzionario sulla società. Ironicamente, il prestigio culturale di Darwin ha continuato a espandersi anche mentre la sua base scientifica è diminuita negli anni recenti. Io ringrazio veramente il dottor West per avermi concesso la possibilità di tenere un video sulla base del suo articolo, lavoro grandioso, ricco di citazioni, che magari sul quale magari torneremo anche in futuro. Spero che questo video, insomma, abbia potuto aiutare a capire quali possano essere le potenziali conseguenze in termini filosofici, morali, medici, eccetera, di una ipotesi scientifica, perché il darwinismo oggi viene presentato anche qui come un fatto scientifico, in realtà non è altro che un'ipotesi che tra l'altro una grande parte ormai della comunità scientifica sta avversando. Ricordiamo che da una parte abbiamo il darwinismo cieco, tutto l'universo così ordinato, la vita delle specie viventi dell'uomo nasce dal caso, ma abbiamo anche dall'altra parte l'emergente teoria dell'intelligent design, secondo il quale invece l'esistenza delle specie viventi, le caratteristiche delle specie viventi, la storia della vita manifestano un progetto, un disegno.